Salve a tutti, sono Tommaso Sperandeo, vengo da Casale Monferrato, originario di Avellino, ma sono 23 anni che produco pizze a Casale Monferrato. Ho una piccola pizzeria da sporto che gestisco con mia moglie e da 4-5 anni abbiamo introdotto anche il senza glutine. Oggi siamo qua per far provare il nostro prodotto e per confrontarmi un pochettino con tutti gli altri miei colleghi per poter acquisire ancora un pochettino più di esperienza. Oggi abbiamo preparato una pizza che l'abbiamo chiamata profumo d'autunno perché abbiamo utilizzato gli ingredienti della stagione, ovvero fungo porcino, gorgonzola, della salsiccia di maiale piemontese. Quasi a fine cottura abbiamo messo della crema di zucca. Il nome della pizzeria si chiama Mondo Pizza, è in Casale Monferrato. Ci parli un po' dell'impasto. Niente, l'impasto abbiamo utilizzato della farina di riso, acqua, olio, lievito di birra. Abbiamo messo un pochettino di farina di guar per tenere legate, della fecola di patate, e poi abbiamo messo anche un pochettino di deglutinata dentro del fiore glut Caputo e la riso glut sempre della Caputo. Abbiamo impastato ieri, abbiamo lasciato un pochettino lievitare fuori a 24-25 gradi per 4-5 ore, poi temperatura controllata in frigo a 6-8 gradi e poi in borsa termica da Alessandria fino a qua. Grazie. Volevo chiederti per quanto riguarda l'idratazione dell'impasto. L'idratazione c'è un 65-70%. Ok, come lievito cosa hai usato? Abbiamo utilizzato un lievito di birra. Di birra, ok. E poi abbiamo messo anche un pochettino di birra perone senza glutine dentro per aiutare la fermentazione. Sì. Ok, grazie mille. Grazie a lei.